Allora, ciao a tutte e tutti, sono Fabrizio Baggio, segretario regionale della Fondazione Comunista. Abbiamo aderito con piacere a questa bella mobilitazione, perché da tutto il periodo della pandemia, da tutto il periodo del Covid, abbiamo sostenuto, e anche da prima, che questo tipo di sanità, questo modello di sanità privata lombarda, è un modello di sanità che non va bene e che va assolutamente ribaltata da zero. Perché non è possibile che in una situazione come quella che c'è stata si dia la colpa soltanto al virus. Il virus non è stato l'unico killer, come vedo scritto su quel bellissimo striscione. Ci sono state tutte le privatizzazioni, le esternalizzazioni che hanno fatto sì che questa regione, pure le altre, non fosse in grado di sostenere un momento di emergenza come quello della pandemia. Quindi non voglio ripetere ciò che è stato detto dagli interventi che mi hanno preceduto, che condivido nella totalità. Noi auspichiamo innanzitutto al commissariamento di questo tipo di sanità che non va bene, quindi commissariamento della sanità lombarda. Quindi creazione di un grande movimento ampio e plurale che chieda il ritorno ad essere pubblico di tutto quello che è il sistema sanitario e in definitiva ad agosto scadrà la sperimentazione di questo maledetto sistema sanitario lombardo privatizzato che è stato complice di tutto quello che è successo e delle stragi dell'RSA. Stragi che non devono essere dimenticate e stragi per le quali anche noi ci uniamo al coro di chi chiede verità e giustizia. Quindi l'auspicio è di lottare insieme verso una sanità pubblica, verso la decadenza di tutto quello che è stato questo sistema privato e verso il diritto alla salute per tutte e tutti. Grazie e buona manifestazione.